C'è un'allastra che ho ricevuto questi giorni, che è interessante proprio per farvi vedere cosa non va fatto. Ah, perché la devo ancora refertare, proprio fresca fresca. Ce l'ho, video referti, OPT, qua. Eccola. Questo è un errore gravissimo. Ci sono tanti errori qua all'interno della bocca. Gli errori di questa radiografia non lo so chi è il paziente, perché io non le conosco le persone. A me arrivano le lastre e mi chiedono: mi dai un parere? E ne arrivano tante di lastre. Poi arriva il paziente qua e mi dice: ah, ma dalla lastra non hai visto? Ne vedo tante ogni giorno di lastre. Ma se non ti visito, se non vedo il colore dei tessuti, quanto sonda, se si muovono i denti, quale ti fa male, dalla lastra non si vede, se c'è sanguinamento, io non lo vedo, la lingua la vedi? No, le gengive non si vedono, le labbra non si vedono, come sta messa la mandibola rispetto alla mascella non si vede, se apre o non apre il paziente non si vede, la dinamica non si vede. È come dire: fammi diagnosi di raffreddore oppure di trapianto, che ne so, è una radiografia di un torace, devo fare l'esame obiettivo, ti devo interrogare, fare l'anamnesi medica. Quello è il modo corretto poi di arrivare a un preventivo. Ok? Quindi la prima grande problematica che c'è nel scegliere dove curarsi è il fatto che non si può fare diagnosi a distanza. Non si può dire a un paziente esattamente qual è il preventivo. Questo è il motivo per cui avete tra le mani tanti prezzi diversi, perché si brancola nel buio finché non fai una visita. Finché non fai una visita, io non ti posso dire esattamente quello che va fatto. Voi provate a immaginare se io sono disonesto, ti ho detto questa a distanza, tu vieni qua, non c'ho tempo da perdere, dai, facciamo questo. Sto facendo bene o sto facendo male? Se ti dico: ok, facciamo comunque questo. Perché se devi fare di meno, ti sto facendo di più, ma se devi fare di più, ti sto facendo di meno. Quindi se ti faccio di più, ti ho mutilato, se ti faccio di meno, tra un anno stai tornando a riniziare a rifare tutto, perché crolla tutto. Ed è quello che succede spesso in casi come questi. Questo è un paziente che, se notate, ci sono tante forme di impianti dentali diversi. Cosa significa? Che ha visto diversi dentisti. Ha visto diversi dentisti per quale motivo? Non è che sbagliava dentista, sbagliava l'approccio al dentista. Non faceva un piano di cura integrale, tappava un buco, se ne apriva un altro, tappava quel buco, se ne apriva un altro, metteva impianti su quel lato, non togliendo i denti in parodontite, vanno in perimplantite. L'osso si è ritirata qua. L'osso si è ritirato per quale motivo? Perché c'aveva la piorrea. Ok, l'osso è finito qua perché c'aveva la piorrea non curata, oppure perché gli sono stati messi gli impianti con la piorrea? Cambia la Secondo domanda, eh? motivo. Perché gli sono stati messi gli impianti con la piorrea? Oppure perché non ha voluto mettere gli impianti quando dovevano essere messi? Oppure non ha voluto togliere i denti, ha voluto mantenerli con la piorrea? Possono essere diverse. Secondo me la causa non è neanche questa, ma ve l'ho detto all'inizio della lezione, che è a pagamento il dentista. Se a pagamento fai quello che riesci a fare. Fatto le cure più Brava. urgenti. Conflitto di interesse: se uno ti cura in maniera parziale, sta facendo bene o sta facendo male quel medico? Ti sta fregando i soldi. Ma non te li sta fregando il medico, la metà te li sta fregando lo Stato di nuovo. Ok, torniamo a bomba lì: chi è che te li deve dare i soldi se tu sei medico? Lo Stato Stato. sveglio tutta la notte a leggere il Lì, libro. sapevo. Ieri notte io alle 2 pensavo che tu l'avresti letto, Stavo per quello anch'io. che te ne sia andato.